Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate, informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno da non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Annuncio della Pasqua. Ci annuncia la vostra carità, fratelli carissimi, che permettendo la misericordia di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo, il giorno 17 del mese di aprile celebreremo con gioia la Pasqua del Signore. Prendiamo. Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo una festa di Gesù bambino detta Epifania, è un nome greco che si traduce in italiano come manifestazione. Dopo che Gesù si è manifestato al popolo ebraico attraverso i pastori, i rappresentanti di Israele, a Betlemme, ora Gesù, sempre a Betlemme ma in una casa, come dice il Vangelo, si manifesta ai magi che rappresentano i popoli pagani. E allora ricordiamo che anche il nostro popolo italiano ai tempi era un popolo pagano che adorava gli dei romani, le divinità dell'Olimpo. Anche purtroppo oggi, purtroppo Gesù deve manifestarsi, dovrebbe manifestarsi al popolo, al nostro popolo che in parte non è più cristiano praticante, anche se battezzato, perché è tornato ad essere un po' pagano. Come è tornato? Anzitutto perché non crede e non pratica più la religione cristiana, e della maggioranza purtroppo. E poi perché tanta gente si dice atea, cioè non credente, senza Dio e scettica per la religione. E poi c'è anche gente che è passata ad un'altra religione come l'ebraismo, l'islam o il buddismo. E poi perché c'è gente che pratica i riti esoterici, lo spiritismo, superstizione e magie. Ecco, tutte queste cose dicono che il popolo italiano purtroppo è tornato a essere in molta parte ancora pagano. Siamo qui per pregare anche per questi ex credenti o ex cristiani, perché Gesù bambino mandi a loro una stella, riaccende in loro la luce della fede e li guidi a ritornare a lui, a intraprendere un cammino come quello dei magi, perché ritrovino il Signore, incontrino ancora Gesù con la gioia della conversione, del ritorno alla casa del Signore. Diciamo a Gesù di manifestarsi a questi neopagani di oggi, a tante famiglie che sono lontane dalla fede,
alla nostra società che è in gran parte scristianizzata e sono un po' come la Gerusalemme indifferente, dagli scribi, capi, gli erodi ostili del nostro tempo, del nostro mondo, e sono purtroppo tanti. Allora ci chiediamo come Gesù si manifesta, fa Epifania oggi a noi, almeno in due modi. Il primo è questo: il Signore può donare delle manifestazioni forti di tipo soprannaturale. Sono poche queste manifestazioni, sono rare, ma sono molto significative. Perché sono poche? Perché forse non le comprendiamo e forse neanche le meritiamo. Queste manifestazioni soprannaturali le vediamo presenti nella vita dei santi, e oggi ce ne sono pochi anche di santi, alcuni dei quali sono stati veramente una luce, una stella soprannaturale, che ha portato a conversione e anche a santità tante persone. Pensiamo per esempio a Padre Pio, in lui il soprannaturale era naturale, il miracoloso era normale e tanti venivano veramente conquistati e convertiti da lui, da questa luce che emanava Padre Pio, luce del soprannaturale. Ma il Signore spesso è generoso di fatti prodigiosi o di grazie, di interventi provvidenziali e straordinari anche per noi, anche nella nostra vita, pur senza che siano propriamente miracolosi, però sono davvero delle grandi grazie. E questo capita quando noi preghiamo, per esempio, quando abbiamo fede, quando pratichiamo la vita cristiana, quando veniamo a messa, recitiamo il rosario, facciamo una novena, facciamo un pellegrinaggio. Ecco, proprio per queste cose davvero possiamo avere tante grazie dal Signore. C'è un racconto legato ai magi che sta un po' in mezzo tra leggenda e storia, che racconta che la Madonna, commossa dalla fede, dall'adorazione, dalla generosità dei magi, ha regalato a loro come ricordo una fascia con cui lei aveva avvolto il bambino Gesù. Ricordiamo che una volta i bambini appena nati venivano fasciati con le fasce, con le bende. Di ritorno in Persia questi re magi avevano constatato la potenza divina di questo re dei giudei attraverso quella fascia del bambino, che operava speciali guarigioni quando la mettevano sui malati, particolari aiuti, protezioni. E ancora l'apostolo Tommaso, partito per evangelizzare l'Oriente, li ha trovati questi magi, vecchi ma sani ancora, e li aveva riconosciuti proprio per quella fascia di Gesù bambino e li aveva battezzati. Così, prima di morire, avevano avuto questa grande grazia, questo desiderio di essere diventati cristiani, seguaci di questo re che loro avevano adorato tanti anni prima, ecco, quando era piccolo, bambino, appena nato. Penso che per ognuno di noi la Madonna ha in serbo tante fasce di Gesù bambino, cioè cosa vuol dire? Tante grazie celesti che possiamo davvero ottenere da lei per la sua intercessione, grazie che ci possono aiutare a convertirci un po' dal peccato, a ritornare al Signore con una vita più cristiana, più credente, più praticante e sviluppare la nostra fede, speranza e carità. Chiediamo queste grazie durante la Santa Messa. Ma il Signore può donare anche delle manifestazioni di tipo naturale e provvidenziale che noi possiamo capire e interpretare come hanno fatto i magi, cose semplici, cose provvidenziali, molto personali, attinenti alla nostra vita, alla nostra storia, che riguarda un po' le nostre situazioni, nei quali dobbiamo vedere anche cercare una luce, una stella del Signore per noi stessi, per guidarci, per illuminarci nella vita, nella famiglia, nella società. Infatti oggi sappiamo che il computer ci ha permesso di ricostruire, di rivedere il cielo dei magi, cioè i movimenti di stelle, dei pianeti, delle costellazioni del tempo in cui è nato Gesù, nell'anno della nascita di Gesù. Per cui possiamo essere sicuri che l'episodio dei magi non è una leggenda, non è una favola, ma è un fatto storico, è una storia legata all'esistenza di Gesù, come è storico tutto il Vangelo e tutta la vita di Gesù. Per cui possiamo stare tranquilli e sicuri e convinti che i fatti di Gesù, gli insegnamenti, gli esempi del Signore sono veramente veri e storici.
E qui vediamo allora queste scoperte, l'astronomia moderna attraverso i computer ha ricostruito tutto il fenomeno stellare del tempo dell'anno della nascita di Gesù, che è l'anno 7, e questo movimento stellare Matteo lo chiama stella che non è tanto una cometa ma è una congiunzione luminosissima nella notte di due pianeti. I pianeti erano chiamati anche loro stelle perché erano luminosi nel cielo, quindi il pianeta Giove, il pianeta Saturno si sono messi in linea e quindi hanno fatto una luce molto forte, e questo è avvenuto nella costellazione dei Pesci. E quindi questo è avvenuto proprio nell'anno per ben tre volte. È importante sapere questo perché anche il computer dice che è l'unica cosa che è capitata in tutta la storia del mondo, insomma, questa triplice congiunzione stellare di questi due pianeti, Giove e Saturno, nella costellazione dei Pesci, che ha fatto una forte luminosità notturna. E quindi i magi, questi persiani, erano grandi astronomi, grandi astrologi, erano matematici, erano scienziati, sapienti e sacerdoti della loro religione, sapevano dal tempo della deportazione degli ebrei a Babilonia, che è la loro capitale, che gli ebrei aspettavano la nascita di un re, di un messia. Ecco, quindi l'interpretazione del fenomeno stellare loro l'hanno avuta molto chiara, perché Giove è la stella dei re, perché Giove è il re degli dei, e quindi hanno pensato, hanno dedotto, è nato un re, un grande re. E poi Saturno è la stella della Palestina, perché la Palestina è formata d'anello, è come un anello, Saturno ha gli anelli, quindi era la stella protettrice della Giudea. Quindi hanno detto, è nato un re dei giudei, quindi andiamo a Gerusalemme, che è la capitale del regno dei giudei, della Palestina. È nato nella costellazione dei Pesci, nello zodiaco. Questa costellazione è l'ultima prima dell'inizio dei 12 costellazioni, è l'ultima, che voleva dire che era un re della fine dei tempi e dell'inizio di altri tempi. Infatti adesso la storia si divide tra prima di Cristo e dopo Cristo. Ecco, quindi questa è stata la loro interpretazione, questa li ha mossi poi veramente per andare a Gerusalemme, per andare a trovare questo re dei giudei, che doveva essere un grande re, che avrebbe chiuso un'epoca e aperto un'altra epoca storica. Ecco, quindi anche qui tutto quello che troviamo a Gerusalemme è proprio storico. Si sono mossi per adorare il Signore, per offrirgli i loro doni. La situazione di turbamento e di allarme a Gerusalemme e la consultazione del profeta Michea, su Gesù ci sono ben 200 profezie, quindi questo è un fatto eccezionalissimo, anche questo, miracoloso. E poi Erode, che era diplomatico ma molto perfido, l'incontro con Gesù, l'adorazione, l'offerta dei doni a Betlemme, che probabilmente era l'unica nascita di quel tempo, non era tanta la popolazione, il ritorno senza passare da Erode, perché avevano intuito che doveva essere perfido questo qui che voleva adorare, invece voleva uccidere Gesù, la conseguente strage degli innocenti, dei bambini di Betlemme, la fuga in Egitto. Tutto corrisponde a verità storiche, a una storia in cui si è inserito la manifestazione di Gesù e la storia di Gesù. E quindi ecco perché noi possiamo dire che Dio Padre, che è il creatore della natura, del cielo, della terra, degli astri, delle costellazioni, dei pianeti, di tutto questo universo, ha voluto manifestare proprio in modo straordinario questo figlio suo all'umanità intera, rappresentata dai magi, con questo fenomeno stellare straordinario dell'anno 7, l'anno della nascita di Gesù. E questo possiamo capirlo proprio da tutta l'evoluzione astronomica, matematica, scientifica e storica. Possiamo allora capire questo: i magi ci insegnano che ogni fatto della storia, sia sociale che personale, può essere interpretata e deve essere interpretata, deve esserci una stella per noi, una manifestazione di Gesù che ci deve spingere a interpretarlo come un messaggio di Dio, per arrivare poi a cercare, a trovare, a incontrare Gesù come nostro Re divino.
E allora possiamo concludere dicendo quale esempio ci danno questi magi, che chiamiamo santi magi. Ci danno un duplice esempio, l'esempio dell'adorazione e l'esempio della donazione. Dice il Vangelo, prostratisi lo adorarono, adorarono Gesù. L'adorazione è quella che facciamo anche noi, direttamente verso Gesù, anche se nascosto Gesù, nascosto nel sacramento dell'Eucarestia. È quell'adorazione che facciamo qui durante la celebrazione liturgica, durante la Santa Messa. La nostra adorazione deve essere fatta con amore, con la stessa gioia dei magi. Ecco, qui in chiesa, nella casa di Betlemme, che è la chiesa di oggi. Questo ci dice il Vangelo, prostratisi, lo adorarono. E poi l'altro atteggiamento, la donazione, ecco, aperti i loro scrigni, offrirono in dono oro, incenso e mirra. Anche qui c'è un Gesù nascosto nell'adorazione, nascosto nell'Eucarestia, e noi lo adoriamo qui a Messa. E nella donazione Gesù è nascosto, sappiamo, nel nostro prossimo. Qualunque cosa avete fatto al più piccolo, l'avete fatto a me, dice Gesù. Quindi i tre doni dei magi possono avere questo significato. Questo oro, che cosa è? Il simbolo di quello che possiamo fare noi come offerta, come donazione, come prestito, come fare un favore, un piacere, un regalo, un atto di volontariato, un aiuto concreto, generoso, gratuito, un servizio. Questo è l'oro, questo che possiamo fare anche noi ai nostri fratelli. Poi c'è l'incenso. L'incenso, anche questo è molto bello. Incensare vuol dire stimare, apprezzare una persona, valorizzarla, darla fiducia, avere riconoscenza per quello che gli altri fanno, sentire di dare onore, ringraziamento, considerazione e rispetto. Questo è una grande cosa, un grande dono, questo dell'incenso, che non si usa quasi più a dare agli altri. Mentre poi la mirra, e la mirra è un po' il simbolo dell'assistenza anche sanitaria, della cura, della consolazione, del conforto, della terapia, della guarigione che possiamo dare a chi è nel dolore, nella malattia, nelle difficoltà. Ecco, abbiamo visto allora questi due atteggiamenti dei magi, l'adorazione e la donazione. Cerchiamo di viverli anche noi, sono grandi virtù che ci fanno veramente vicini al Signore Gesù, presente nell'Eucarestia con la nostra adorazione, e vicini ai nostri fratelli con la donazione. Accogliamo dentro il nostro cuore queste virtù e preghiamo i santi magi di darcene la forza e la costanza e la fedeltà.